Vivono nella parte illuminata di quello che credono essere il mondo della realtà. Ma esiste, sconosciuto ai più, un altro luogo, un luogo che è altrettanto reale, ma che non è così luminoso, e cioè il mondo delle tenebre. Stands for fear. Frankenstein, he shocks the world as he mocks the devil. Frankenstein, he creates monsters of men. Frankenstein's most terrifying experiment comes to life. Frankenstein created woman. Who am I? Who am I? Hola, ciao da Grande Cinema con Marco. Anche oggi vi presento un bellissimo classico della britannica Hammer dal titolo La maledizione dei Frankenstein, prodotto nel marzo del 1967, quarto film sulla saga sul barone di Frankenstein, e che poi ne hanno fatto un seguito nel 69, il titolo Distruggete Frankenstein, terzo film diretto da Fisher, dove qui crea una insolita suggestione tra horror e dramma sentimentale, aggiungendo anche dei tocchi di umorismo nero, puro stile britannico. Come solito qui Peter Cushing rimarrà, secondo me, ineguagliabile barone di Frankenstein. Praticamente è Hans, che è interpretato dall'attore Robert Morris, è incolpato di un delitto che non ha commesso e che viene condannato a morte. Quindi Christine, interpretato dall'attrice Susan Denberg, la sua ragazza disperata si uccide. A questo punto interviene il barone di Frankenstein, che prende il corpo, fa rivivere e gli mette il cervello di lui, e poi il mostro, quando si sveglia, si vendicherà dei veri colpevoli. Ottime le musiche, bellissime le musiche di James Bernard. Piccola curiosità, la protagonista del film, Susan Denberg, fu data per morta per parecchio tempo, fino a molto tempo fa, e dopo molto tempo si scoprì che era ancora in vita. Allora, come al solito, vi metto il link sotto il video per vedere il film, ma prima
Guardatevi anche la recensione del grandissimo canale Cinema Arte. L'aiutante del barone di Frankenstein viene giustamente accusato d'omicidio e ghigliottinato. Saputolo, la sua ragazza sfigurata si uccide. In apertura un condannato alla ghigliottina è sprezzante della morte, ma si pietrifica alla visione del figlio. È una scena potente, speculare ad una esecuzione successiva, e chiave di lettura per comprendere appieno i risultati finali degli esperimenti del barone. Uno scienziato sulla scia di Dio, il titolo originale richiama E Dio creò la donna, che sconfigge la morte ma dimentica di fare i conti con i sentimenti e le ansie umane. Chi sono? Da dove vengo? Nel terzo dei cinque Frankenstein girati da Terence Fisher, il barone di Peter Cushing torna dalla morte. Si interroga sui suoi misteri, scopre il segreto per imprigionare un'anima e cambia il corso alla tragedia di Giulietta e Romeo, unendo i due amanti, protagonisti di un racconto romantico e tragico, in un solo corpo e con un unico spirito di vendetta. Una trama delirante, la moglie di Frankenstein secondo la Hammer, ad opera dello sceneggiatore John Helder, alias Anthony Hines. Il mostro classico di Frankenstein non c'è più, sostituito da una ragazza con il volto sfigurato, da una bella dea della vendetta. Ma deformi ed inumani sono in realtà l'ottusità ed il pregiudizio dei comuni mortali, la meschinità dei rampolli della classe alta, la crudeltà di chi schernisce le menomazioni fisiche. La paura allora diventa quella della coscienza, sporca, perseguitata dai fantasmi. Un vero gioiello sfornato dalla nota casa di produzione inglese, girato sotto cieli gialli oscurati dalla silhouette della ghigliottina che incombe come una spada di Damocle sulla testa del protagonista. Terzo sorprendente capitolo della saga reimposta la narrazione su istanze filosofico-prometeiche, declinando il tema del creazionismo clinico negli strati più sottili della materia, l'innesto di un'anima in un corpo redditivo con complicazioni gender. Nasce un melodramma d'amore fu dominato dal conflitto di classe, leitmotiv dell'opera fisheriana, che circumnaviga l'orrore per poi approdarvi senza reticenza alcuna. Meticoloso nella messa in scena, ispirato nelle soluzioni visive, è animato da un grandissimo Peter Cushing.